Paracci, l'impresa è stata compiuta, ce l'avevamo lasciati con quella partita sfortunata col Borgoratti. Oggi una partita che è stata lo specchio del campionato. Fine primo tempo sotto 2-1, forse meritatamente, ma è arrivato quello che è stato giusto. Sì, abbiamo parlato un attimino dentro gli spogliatoi, quello che stava succedendo in campo che dovevamo correggere. Abbiamo corretto, come avete visto, abbiamo fatto due piccole trasformazioni nel mettere gli uomini giusti nel punto giusto. Non hanno potuto più giocare quando avevano possesso palla con gli uomini più forti di loro e abbiamo potuto dare noi spazio alle nostre capacità, nostre, e alle capacità dei giocatori che veramente hanno dimostrato quel carattere che gli ho chiesto dentro lo spogliatoio e quella forza che dovevamo cambiarla. Quindi in un modo o nell'altro io do un applauso forte, grande a questi ragazzi che hanno meritato veramente questa finale e soprattutto questo traguardo, questo obiettivo che alla fine dovevamo per forza giocarlo, come dici te, col Borgoratti ci abbiamo provato. Complimenti a loro, complimenti al progetto, complimenti al Ponte Decimo, Pro Ponte Decimo, perché è una bella squadra, come dico sempre, preparata per veramente per aver tutto, crescere. Ma ora io oggi guardo il progetto atletico e non posso non menzionare una persona che ha fatto questo lavoro ed è partito veramente bene, una grande persona, Gianni Migliaccio, il mister. Io sono intervenuto strada facendo e questo fa onore a questa società perché il progetto atletico, secondo me, è una società che è destinata a crescere. Visto i ragazzi del quartiere, visto i ragazzi che stanno crescendo in queste leve e la preparazione che ci mette in questa società nel far crescere i giovani. Io spero un giorno di vedere veramente, che è il mio sogno, vedere tanti giovani del progetto atletico in questo contesto e poi vediamo, siamo qui. Ti vedo anche felice, anche dal punto di vista personale, comunque una promozione che ti metti nella Mi bacheca, eh. mancava una bacheca ho vinto, sì, giustamente quello che abbiamo fatto. Io sono partito dal basso, ho fatto tutte le leve dei settori giovanili e non posso dimenticare gli anni miei nel Fecino. Oggi questo traguardo posso metterlo giustamente, è un traguardo, è un obiettivo che la società voleva a tutti i costi, l'abbiamo portato a termine, oggi siamo, si può dire, in prima categoria. Grazie, Bruno.